quest'anno veramente siamo carichissimi perché abbiamo un nuovo nome per il festival organizzato dall'Associazione Federica e Serena, e questo nome è Remind, quindi non più Note su ali di farfalla, Notte per Federica e Serena, rimane comunque la Notte per Federica e Serena, quindi non cambia nulla della sostanza del festival. Siamo alla 13ª edizione e in questa edizione sempre diciamo con il proposito, con l'obiettivo che non è uno ma ne sono tre fondamentalmente, cioè il ricordo delle nostre due amiche Federica e Serena, poi anche un secondo obiettivo che è quello di portare nella nostra città comunque un evento insomma di musica di qualità, e il terzo non da ultimo e anche la finalità benefica che ha questo evento. Quest'anno infatti noi abbiamo deciso di devolvere il ricavato alla Casa Madre Ester, che è una comunità che si trova a Cerne di Pineto, e per sostenere appunto tutte quelle attività che quotidianamente la comunità svolge, proprio per la crescita personale e anche professionale dei ragazzi che vi afferiscono. Quest'anno, come dicevo, abbiamo un nuovo appunto stile, sia appunto nel logo, perché è cambiato, il nome, che è Remind, anche nella grafica, e questo grazie, devo dire, anche agli amici di Red Cactus che ci hanno aiutato in questo. La cosa importante è che appunto questo festival non solo cambia nome ma cambia anche il periodo in cui viene fatto, quindi non più settembre, ma quest'anno ci stiamo organizzando per farlo appunto il 1° luglio al Parco Fluviale Davide De Carolis a Teramo alle ore 20, e gli ospiti della serata saranno ben tre. Abbiamo Emma Nolde, che è un'artista emergente del panorama musicale, è davvero una voce molto interessante in questo periodo, che sicuramente insomma ci regalerà uno spettacolo, per chi non la conosce, davvero sorprendente. Poi ci sarà Giancane, che è conosciuto diciamo soprattutto per l'ultimo lavoro che ha fatto, cioè una colonna sonora di Strappati lungo i bordi, che è una serie di animazione diretta e ideata da Zero Calcare. E poi ci sarà come headliner Meg, che insomma penso che conosciamo un po' tutti, comunque è una cantautrice partenopea, all'attivo 8 album, 4 da solista e 4 con i 99 posse. Sicuramente in questo caso ci aspetteremo diciamo un flusso di energia davvero enorme. Quindi mi rimane da dire questo, che vi aspettiamo il 1° luglio al Parco Fluviale di Teramo. Il costo del biglietto è di 15 euro e potrà essere acquistato sulla piattaforma di Ciao Ticket e tutti i punti vendita autorizzati.